Nella 24esima giornata di Serie D Girone F allo stadio Tamburini, il Pineto vince per 1-0 contro il Monte Giorgio dopo il primo tempo chiusosi con la rete di Minin Clery. Nella ripresa i biancazzurri gestiscono e portano a casa 3 punti pesanti. Prossima settimana doppio impegno casalingo per gli abruzzesi. Mercoledì quarti di finale di Coppa Italia con la Puteolana e domenica allo stadio Mariani Pavone arriva la Cinzia Albalonga. Il match incomincia con il Pineto che spinge, azione insistita dei biancazzurri, Foglia conclude alto da buona posizione. Ancora gli Adriatici, Ceccacci pesca il bacio Giambè di un soffio sul fondo. Lo stesso numero 11 alla mezz'ora apparecchia per Minin Clery che confeziona in buca d'angolo il pesantissimo vantaggio ospite. Nella ripresa il Monte Giorgio prova a rispondere con il neoentrato Perpe Pai per Marini, senza però successo. Nuovamente il Pineto con Jacopo Domizzi, il centrocampista, prende la mira, ma Forconesi disinnesca in due tempi. Il match scorre via senza troppe occasioni degne di nota da una parte e dall'altra. Nel finale Diop cestina di testa il gol del pareggio. Nell'ultimo minuto di recupero il Monte Giorgio chiude davanti, ma Mercorelli e compagni escono con l'intera posta dallo stadio Tamburini. Beh, la vittoria è la medicina migliore quando magari devi ottenerla, diciamo, a tutti i costi, c'è una classifica da portare avanti. Secondo me, dal punto di vista del primo tempo, abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo giocato sempre dentro metà campo del Monte Giorgio e oltre al gol abbiamo fatto due o tre azioni pericolose sia con Foglia e sia con Giambè. Quindi l'atteggiamento è stato giusto fin da subito. Nella seconda parte di gara sicuramente abbiamo cercato troppo la palla lunga, ci siamo allungati come squadra e abbiamo fraseggiato poco, quindi ci siamo un po' disuniti per quanto riguarda l'idea del nostro gioco, però alla fine interessava portare a casa i 3 punti, l'abbiamo fatto, quindi bene, bene così. Sì, la preoccupazione mia era questa, già nell'intervallo ho detto rientriamo in campo come che stessimo sullo 0-0, di cercare di fare il 2-0, speravo in una ripartenza per poter fare, diciamo, per chiudere la gara. Però il Monte Giorgio ha difeso bene, hanno lasciato molti spazi e d'altronde ho detto un gol è facilmente recuperabile, bastava un rimessa a terra lunga con minuti finali oppure un calcio piazzato buttato in aria, sai, proprio lì si gioca con contatti fisici e lì in quelle circostanze, diciamo, sono stati fortunati, però per quando guardiamo i 90 minuti sicuramente la vittoria è meritata. Diciamo che i numeri dicono questo. Diciamo che adesso facciamo anche un attimo fatica per quanto riguarda trovare in noi fiducia per poter andarlo anche a colmare questo problema, se così si può chiamare. Quindi un po' di sicurezza l'abbiamo persa. Ma nonostante tutto siamo stati in partita fino alla fine con una forte squadra concreta. E quindi non possiamo lamentarci dell'atteggiamento del secondo tempo. Forse il primo tempo potevamo fare qualcosina di più e non l'abbiamo fatto. Però il secondo tempo siamo rimasti in partita, abbiamo anche creato qualcosa nel loro area di rigore e non abbiamo concesso le ripartenze che dove loro sono bravi. Diciamo che è stato così. Abbiamo un attimo subito quello che era stata la loro pressione. Non siamo riusciti a venire fuori e a quel punto sono andati in vantaggio e con il minimo indispensabile hanno portato via la partita.